meno male che uno si emoziona ancora ad affrontare queste platee così belle, ad affrontare questi appuntamenti così importanti. Che noi tutti siamo qui per un sistema di valori, per un'idea di mondo, per un'idea di umanità. E sale viene così, fanno paura, io credo, fanno paura agli arroganti, ai prepotenti, ai malfattori, perché sono un argine costituito dalle persone serie e per bene, e in un mondo come quello in cui viviamo non è cosa da poco. Per questo io penso che possiamo moltiplicare queste occasioni. Se mantieni vivo e vitale il rapporto con gli elettori, con i militanti, con coloro che ti vogliono bene, se tieni vivo quel rapporto hai meno probabilità di sbagliare. E quando assumi una decisione, la assumi forte di una consapevolezza che non è solo la tua, ma è figlia di una comunità. Possiamo tornare a trovare la speranza di una forza democratica, di una coscienza democratica che, se punta sul vivo, potrà reagire. E questo è il momento, guardate, questo è il momento. Ho iniziato a maturare l'idea dell'impegno in regione proprio durante le settimane e i mesi in cui più difficile si faceva lo scontro sul lago. E in quelle settimane che mi sono detto, va bene, vedo che ci sono anche dei riferimenti regionali che ci danno una mano, ma forse sono troppi anni che manca sul territorio un consigliere regionale. Sull'onda di un'ottima gestione regionale di questi 5 anni, possiamo metterci un di più, possiamo dare un quid, forti anche delle battaglie fatte in Parlamento. E cominciare a costruire insieme, innestando la quarta, la quinta, rispetto a una macchina che si è rimessa in moto. Guardare al domani con fierezza, con l'orgoglio di appartenere a una storia grande, importante, con l'orgoglio di appartenere ad una comunità che sta in piedi, dritta, con la schiena dritta. Dice Enrico Berlinguer che non ci si salva da soli, ma se si lotta insieme e non solo uno per uno. Grazie a tutti e buonasera e forza!